tu hai questa capacità pazzesca di capire dove sono le nicchie di mercato giuste, entrarci in un mondo, ad esempio, dove c'è crisi, tu vendi il lusso che non sente la crisi e quindi generi comunque dei risultati straordinari, oppure crei i locali, anche altri hanno locali, ma i tuoi in qualche modo hanno un impatto diverso. Adesso fai l'abbigliamento, siete in mezzo mondo, sempre di più, insomma, siete ovunque. Che cosa ti ha permesso di arrivare lì? Quali sono le caratteristiche, secondo te, che ti hanno permesso di realizzare tutto questo? Io credo se ti osservi, no? Perché c'è molta gente che va in giro e gli occhi gli servono per non sbattere contro i pali della luce. C'è altri che vanno in giro. Ci sono altri che vanno in giro, io ho 30 anni, 20 anni di Formula 1, ho vissuto 10 anni negli Stati Uniti e 17 anni in Inghilterra. Credo di aver fatto non so quante volte il giro del mondo, per cui tutto dove vado io prendevo nota, vedevo, facevo e poi mi scrivevo, mi prendevo delle note perché pensavo che ci sono le opportunità ci sono, le devi vedere, poi devi fare delle cose che gli altri non vedono. Io credo che è fondamentale cercare di capire, l'abbiamo fatto in Formula 1, l'abbiamo fatto con i motori. Ho avuto anche un'azienda di motori che poi ho fornito team di Formula 1, perché ho capito in quel momento lì che c'erano due o tre aziende che si ritiravano, tipo la Honda e la Ford, e allora io pensavo che fra 3 anni magari i team non avevano motori, mentre loro pensavano che i motori li avrebbero avuti e io non riuscivo a capire, Da detto, o chi? mi sbaglio io, o mi sbaglio. Poi io ero uscito dalla Benetton come team in quel momento lì. E ho rilevato un'azienda dalla Renault che faceva motori di Formula 1. Tutti mi dicevano che avrei buttato via la mia liquidazione fatta con i Benetton e alla fine, dopo 2 anni, io servivo 5 team di Formula 1, compresa la Williams, compresa la Barr, compresa la Benetton, eccetera, eccetera. E il prezzo l'ho fatto io perché ero l'unico fornitore, per cui chi lo voleva lo pagava. Capivo che non c'era nessun altro in quel momento lì sul mercato, ma l'ho capito 2 anni prima, ma l'ho capito perché vedevo le cose. Io credo che quando uno si concentra e cerca di assorbire come una spugna, no, quello che c'è e poi deve dire benissimo, quello che c'è non mi va bene, io devo cercare di fare una roba diversa. Solo se tu hai un prodotto diverso, riesci sul mercato a gestire e gestire anche il profitto dell'azienda, perché se tutti ci mettiamo a fare questi tavolini qui, a questo punto qui cosa costa è solo chi va più giù col prezzo. Io sono sempre stato dell'idea che io ho sempre venduto le cose molto care. Perché? Perché crea un valore aggiunto. Una bottiglia di champagne al billionaire costa 1000 euro, la bottiglia dello stesso champagne a 300 metri costa 600 euro e io ne vendo 6 volte quello che vende il mio competitor, ma è un fatto di vedere e di dare dei servizi, qualcosa in più. Senti, nella Formula 1 tu hai gestito anche campioni importantissimi, voglio dire, Schumacher su tutti, Alonso, no? Quindi, No, ma poi ci sono stati altri campioni come Fisichella, Trulli, Bulsen, cosa vuol dire Patrese. gestire campioni? Ma sai, campioni si nasce, non lo devi gestire un campione, lo devi solo modificare, lo devi. Devi, perché i talenti nascono, un talento è un talento, è un campione, puoi diventare campione ma non diventerai mai un talento, no? Perché è una roba che c'hai. No, è questione di gestirli, perché tutti quanti sono ragazzi molto giovani, perché quando io ho preso Schumi, credo Schumi avesse 18 anni, 19, Fernando ne aveva 17, per cui sono dei bambini che preferiscono giocare a casa e stare col papà e la mamma e non andare in giro a fare delle promozioni, perché loro adorano guidare, non adorano. Il dramma erano gli sponsor, no? Che gli sponsor li aspettavano e loro in effetti non è che fosse il massimo per loro andare, perché non capiscono perché un loro piacere deve poi avere molti dispiaceri, tipo andare a fare dei grandi viaggi per gli sponsor. Ma i campioni sono parte di un team. E bisogna fargli capire che per il loro successo ci sono 700 persone dietro,
che sono i meccanici, che sono gli ingegneri, che sicuramente non guadagnano le cifre che guadagnano loro, ma sono quelli che gli permettono di vincere. E allora tu devi trattare bene tutti. Io ho sempre detto, io volevo sempre il massimo rispetto sui meccanici, perché gente si fa un mazzo così e guadagna molto poco rispetto a loro. Per cui il valore umano che qualcuno deve avere è quello che fa vincere, perché un meccanico, se un pilota lo vede che parte del team, lavora 2 ore di più. Se vede che è qualcuno che è snobbato, lavora 2 ore di meno, poi i risultati li vedi la domenica. Schumacher su questo era bravissimo, no? Schumi era molto bravo, ma sai, i grandi campioni, da Ayrton, da Alain Prost, tutti quelli sono bravi, perché capiscono, solo i piloti mediocri sono quei che, come tutte le cose, no? Quando uno è mediocre in tutto, per cui i piloti, quei, diciamo, normali, si danno molte più arie dei campioni. Che cos'è successo per te? Successo per me è la riconoscenza del lavoro che uno fa. Non sono i soldi, perché i soldi sono un fatto di... è il risultato di qualcosa che uno crea, specialmente quando uno nasce senza, no? Allora diventa un po' un'ossessione quello. E quando ci arrivi, il successo è il premio che tu hai per le tue idee, per la tua tenacia, per il tuo modo di fare. Credo che quello è successo. Vedere tanta gente che può comprarsi la casa grazie al tuo lavoro, tanta gente che può pagare i mutui, tanta gente che può mandare i figli a scuola. E io credo che sia questo successo, quando tu crei dei posti di lavoro, e quando tu crei dei posti di lavoro che funzionano, perché ci sono anche dei posti di lavoro che non funzionano. Per me è quello, vedere qualcuno che... Io mi ricordo a Natale, quando nelle aziende vengono con le mamme, le mogli e i bambini, e da 1.000 persone arrivano 4-5.000 persone, ti rendi conto che la tua creatività, il tuo impegno dà lavoro a tanta gente e levi i problemi a tanta gente, no? Perché io credo che uno che si impegna nel lavoro non deve avere il problema di mandare i figli a scuola o il problema di pagare il mutuo della casa o la rata della macchina, deve essere concentrato sul lavoro, e secondo me quello è successo, che tanti altri gioiscano in modo vero, in modo tangibile di quello che hai creato. Lei ha parlato di rabbia come elemento fondamentale ieri e oggi ancora. Ci può dire effettivamente in che cosa consiste questa rabbia e perché è un valore aggiunto per arrivare al successo? E l'altra domanda era relativamente a suo figlio, che ovviamente è nato in una situazione diversa da quella sua. Quindi qual è l'insegnamento migliore che oggi dà a suo figlio e qual è il... l'insegnamento per il suo domani, per renderlo una persona che porti un valore aggiunto domani? La seconda domanda, se ce n'è una di riserva, la... Allora, la prima, e mi sembra molto più semplice, la prima, io parlo di gente che ha vissuto con la mia idea, no? Io ho sempre pensato che, io mi ricordo che quando ero piccolo, nel mio paese era venuto Tognazzi e avevano girato un film. E nel film io giravo lì, perché non c'avevo un cacchio da fare, per cui ero lì che, come tutti gli altri ragazzini, avrò avuto 12 anni, 13, credo, non lo so. E vedevo che le comparse, non riuscivo a capire, no? C'era un lavoro incredibile dietro questo. E poi quando ho visto il film, vedi che ci sono gli attori, quelli che conducono il film, che erano davanti, era un funerale, no? Che credo Tognazzi fosse per finta allora morto, e poi vedevi le comparse. È un po' la vita questa, no? Allora, o tu decidi di fare la comparsa, che è molto più facile perché prendevano tutti, invece quei 5 o 6 che contavano non è che li prendessero per la strada. Io ho detto, se la vita è un film, invece di fare la comparsa vorrei esserli davanti alla cassa del morto. È sempre stata questa la mia idea, no? Di dire, benissimo, voglio fare il protagonista per me stesso, ma non è che io pensassi di fare la Formula 1, eccetera, eccetera, eccetera. E io a 25 anni, 26 anni sono andato negli Stati Uniti con Benetton. Ma sono andato negli Stati Uniti, ma allora l'America era una roba lontana, cioè l'America era lontana, altro che... Ma pensavo che in Italia uno come me, che non aveva un nome giusto, che non abitava una città giusta, ho detto, ho talmente tanti, sono già nell'handicap da solo qui,
Poi ci sono tanti handicap che se io non vado via di qua, io avrei fatto la comparsa per tutta la vita, sarei diventato magari il sogno di mio papà che io facessi il geometra e disegnassi le stalle, o perché credo che un geometra poteva arrivare fin lì, poi doveva essere ingegnere. A me la scuola non era veramente il mio must, non era la cosa che preferivo. E allora è la rabbia, questa è la rabbia, cioè sei incazzato con te stesso. Dici, ma perché io non sono nato a New York, o perché non sono nato a Milano Centro, o perché non sono nato a Roma? Allora questa è l'incazzatura. Quando sei incazzato dici, benissimo, giriamo la cosa e vediamo cosa riesco a fare. È tutto lì. Questo, la rabbia è questo, perché la rabbia ti dà la forza di lavorare di più, ti dà la forza di pensare di più, ti dà la forza di viverla. Il lavoro lo devi vivere. E poi l'opportunità, devi essere anche bravo per prenderle. Domanda per mio figlio. C'è un casino, quello è normale, perché tu non puoi, il tuo figlio vive con te. E io cerco di vivere con lui il più lungo, cioè nel periodo, poi ho 62 anni, mio figlio ne ha 3, per cui c'è una differenza di età notevole. E è molto difficile. Ma io penso anche una cosa, che se qualcuno è bravo, è bravo. Quanti figli di gente conosciuta sono dei pirla, pieno? E quanta gente invece non lo è? Io dico, se mio figlio, io cercherò di lasciare a mio figlio il minimo che possa star bene, perché è logico, non è che puoi fare. E poi dipende da lui. Poi ci saranno chi gestisce le mie cose. Se lui è bravo, avrà la possibilità di accedere a quello che io ho fatto. Se non è bravo, è meglio che stia fuori, prenderà uno stipendio e finisce lì. No, ti posso raccontare una roba? Certo. Io ho un fratello che è completamente diverso da me, per fortuna, e lui fa il contadino, ha sempre voluto fare il contadino e fa il contadino. E io gli ho comprato un'azienda dove coltiva olivi, eccetera, 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 e fa l'olio. A me converrebbe comprare l'olio da Cartier, perché a me quell'olio lì mi costa, vabbè, lascia perdere. Quando, no, lui qualche anno fa si è sposato, 10 anni fa, e allora la mia segretaria mi dice, suo fratello si sposa, bisogna fargli un regalo. Gli regalo mio fratello, lui solo, allora io chiamo il presidente della Ford Europa per un trattore, gli ordino il trattore e tutto quanto. Poi mio fratello vive in un paesino molto molto piccolo, no? E non mi chiama, non mi dice niente, gli è arrivato, non è arrivato, allora chiamo la Ford. E poi lo chiamo, gli dico, ma scusa un po', mi chiama lui e mi dice, sai, sarebbe il caso che qualcuno venisse a prendere sto trattore. Gli ho detto, ma perché non va? No, è talmente grande che non passa nella strada per andare a casa. E l'hanno lasciato sulla piazza del paese, l'unico contento era il prete, che la domenica riempiva perché c'era il trattore di Briatore da vedere, per cui arrivavano. Ma ancora lì, ancora in piazza. No, ancora. L'abbiamo dato indietro e lui ha voluto una di quelle robe lì che tu gli corri dietro. No, quelle con moto zappa, una roba del genere, è contento lui. Buonasera signor Briatore, le faccio i miei complimenti. Grazie. Anche perché vengo da una famiglia di commercianti, so cosa vuoi dire, quanti sacrifici si portano avanti per portare avanti un'azienda. E volevo sapere quanto è importante per lei, avendo svolto vari tipi di lavori, non essendomi mai mancato il lavoro, l'umiltà. L'umiltà. L'umiltà è fondamentale, io lo dico sempre. Poi sai, io certe volte faccio un po' l'arrogante perché è un po' controversa, dato che la gente ti fa... La gente parla perché non sa cosa fare. Io credo che la gente quando parla dice tante di quelle stronzate che se stesse zitto farebbe meglio. Allora io certe volte per farli incazzare posso anche farla arrogante, ma è tutto calcolato questo, no? Perché non è che puoi stare simpatico a tutto il mondo. Però l'umiltà è fondamentale. E poi sai perché io ho fatto diversi investimenti? Perché io dico, io ho una vita sola, ok? Per cui questa vita voglio fare le robe che mi divertono. La prima cosa devi fare i soldi, quello è un problema che devi risolvere, e prima lo risolvi meglio per tutto, no? Allora, risolto quel problema lì,
tutto il resto devi fare le cose. Io ti faccio, ti dico una cosa, io in Formula 1 sono l'unico team principal che ha vinto i mondiali con due team diversi, non c'è mai riuscito nessuno. E sono l'unico che ho vinto le gare con tre team diversi, perché a un certo punto ero proprietario anche della Ligé, ho vinto con Panis a Monte Carlo, per cui ho vinto con la Ligé, ho vinto con la Benetton e ho vinto con la Renault. Poi è finita un'esperienza, finita quella, allora fai qualcos'altro, ma devi fare sempre delle cose con umiltà, perché tu non puoi fare le cose con arroganza, ma specialmente con i tuoi dipendenti, con i collaboratori, devi essere molto umile. L'umiltà è la base del successo di tutti. Siccome la mente è il nostro più grande alleato e il nostro più grande nemico, quali armi ha utilizzato lei contro questo grande nemico? La mente? Sì. Ma sai, tu devi controllarti, no? Io credo che l'uomo deve prima di tutto conoscere se stesso, perché se non conosci, se non ti conosci, non puoi pretendere di conoscere gli altri, per cui è una grande forma di... la mente la devi usare, ma quando la usi devi capire prima di tutto te stesso, perché c'è gente che non conosce esattamente chi è. Io ho cercato di sapere quali erano i miei limiti, è come un pilota, no? Se sbagli il limite vai fuori strada, no? Le curve le fai dritte. Allora, dato che io dritto non ci volevo andare, devi sapere quali sono i tuoi limiti, per cui la mente la devi usare a tuo vantaggio e poi di lì in avanti diventa anche più facile. Tu che sei uno così viscerale, perché si vede da come comunichi e così via, questo qualche volta ti avrà creato qualche problema, ma come gestisci a volte tutto questo? Ma guarda, io non ho niente da nascondere, per cui io dico sempre quello che penso. Io credo che nella vita, quando tu dici, tu c'è certa gente che ti parla un'ora e non capisci che cacchio dici, cioè, specialmente i nostri politici, no? Tu li vedi, parlano e non riesci a capire cosa dicono, perché dicono delle robe che non è per esperienza, dicono perché leggono un po' di qui, un po' di lì e mettono assieme un collage. Io dico quello che penso, l'ho sempre detto in Formula 1, ho fatto anche incazzare molta gente in Formula 1. Io tutto quello che faccio lo faccio anche incazzare della gente, perché dico quello che penso. E avere il privilegio di dire quello che pensi in questi momenti qui, per me è fantastico. Questa è la vera libertà che uno ha. Poi se ci incazzano... Andiamola! Buonasera. Io volevo sapere, nella clip che hanno fatto vedere prima della sua entrata, se è vero che sostiene che il duro lavoro non ci si deve divertire mai, visto che no. Altri sostengono il diverso. Sì, ma se io facessi l'attore, se io facessi il comico o facessi il pagliaccio come Crozza, allora potrei dire sì. Ma noi quando fai... vedi, io non mi diverto quando so che c'è molta gente che dipende da te, no? Non è possibile divertirti. Io mi diverto quando sono fuori, quando sono con degli amici, ma per me il lavoro è talmente una roba seria. Io capisco gli stilisti, no? Che creano, io non creo, io cerco di fare industria in settori più diversi, ma sono talmente concentrato che non mi diverto. Io quando finisco, che non finisco mai, perché chi lavora con me sa che io posso chiamare a qualunque ora del giorno o della notte in qualunque paese. Per me è un po' una missione questa, non mi diverte, mi diverte il risultato finale, ma finché non l'ho ottenuto io non mi diverto, anzi, io sono anche molto incazzoso quando... Quello che vedete nell'Apprentice, noi è una roba tutta vera. Io credo che le riunioni che facciamo con i miei sono molto più difficili che quelle che faccio con l'Apprentice, perché io so chi ho davanti a me, a casa mia. Per cui quello che ti dico, quando dicono che... io non so chi si diverte, un calciatore si può anche divertire perché lo fa. Io non è che faccio il mio lavoro perché c'è una passione per il lavoro che faccio. Io ho fatto la Formula 1 e non guido la macchina, per cui non cambia niente. Ho fatto i motori, io non ho mai aperto un cofano di una macchina per vedere se il motore è davanti e dietro. Per cui faccio la moda e non me ne sono mai occupato. Ho fatto i negozi Benetton, che devo fare fatti 500-600 negli Stati Uniti e non avevo mai fatto un negozio. Ma come faccio a divertirmi con delle robe del genere? Cioè non è divertimento, tutto lì. Però è soddisfazione quando riesci. Esatto. Io credo che il punto stia nella definizione della parola divertimento, perché anche tu stesso prima chiacchierando hai detto cerco di fare le cose che mi divertono, nel senso che mi appassionano. No, sì, però lei quindi, mi ha detto un'altra roba, la regola dice quindi, il lavoro. Esatto, il lavoro. Il concetto tuo è il lavoro è una roba seria. Il lavoro è una roba seria. Cioè,
il lavoro è una roba seria. Poi è chiaro che se lo fai con passione, con amore, è divertimento, nel senso che lo fai con... Ma quando vado a Bignone rido, no? Perché sei lì, però io penso sempre, qui ce ne sono 300 che lavorano, qui ce ne sono 200 che lavorano. Quando la gente dice del Bignone, questa è un'altra stronzata italiana, no? Che poi adesso ho venduto il 50% a una holding singapuregna. Ma perché ho venduto al Bignone il 50%? Perché questi qui, che loro hanno un fatturato enorme, oltretutto per dirti la grandezza di questi, hanno tutti i McDonald's in India, credo che hanno 8.500 negozi, poi hanno, è una holding enorme, che però mi dava la possibilità di sviluppare il business in Cina, perché se non hai dei partner forti non entri. È stato un piacere, perché loro hanno identificato nel marchio Bignone, che è nato per caso in Sardegna, il brand più conosciuto al mondo per il nightlife. Perché ci sono tanti locali, no? Tu vai a Saint-Tropez, c'hai la Cap du Roi, vai a Ibiza, c'hai il Pasha, ma un Bignone in cui parliamo di lifestyle, in cui parliamo di abbigliamento, in cui parliamo di modo di vivere, ce lo siamo inventati 7 anni fa, e questi qui sono venuti, abbiamo fatto una trattativa e io ho venduto il 50% della holding. Perché? Ma non perché io con loro raddoppierò, triplicherò i locali e logicamente spero gli utili e logicamente anche i posti di lavoro, tutto lì.